Ed ecco Franco Buccinard, tutto questo che si è realizzato senza di lui non si poteva fare. Presente a questa 22esima edizione del Premio Calabria che lavora eccellenze calabresi. Siamo giunti ormai alla 22esima edizione, Franco. Sì, sì, ringraziamo tutti quelli che appartengono a questo mondo del, diciamo, dell'organizzazione, poi tutti i miei collaboratori, l'associazione. 22 anni sono tanti, perché poi sai, i sacrifici in questo mondo, se riesci a lavorare con sacrificio, con spirito veramente di passione e di, come si dice, sai, quando tu sei proprio carico di quello che tu fai nella tua propria attività, come in tutti i mestieri, poi non possiamo dire che il calzolaio non faccia con impegno e passione il proprio lavoro, o il medico non faccia, ma noi che apparteniamo a questo mondo, che è quello che organizziamo, facciamo tante cose per intrattenere la gente. Questo è un premio che riconosce agli imprenditori il valore giusto, e quindi un ringraziamento va a queste persone. Io li definisco giganti, giganti che sfidano ogni giorno tutto quello che accade nel mondo proprio imprenditoriale. A me viene spontaneo, sorge spontaneo una domanda: ma tu come fai a scegliere? Siamo giunti alla 22esima edizione, quindi non è facile, anche se in Calabria ci sono tante realtà importanti. Assolutamente, ti do un dato molto importante. In questi anni noi abbiamo premiato, l'ho anche pubblicato sulle varie notizie con la stampa e non il web e via discorrendo, abbiamo premiato oltre 1500 aziende e personaggi che si sono distinti in questo loro, diciamo, nella loro professione. Il nostro criterio è semplice, te lo dico perché c'è un comitato tecnico scientifico che è costituito appunto con il presidente, un premio Nobel, in più il professore Cianciarelli Francesco, che è un plurilaureato che è sempre presente onorario, e poi c'è una commissione dove ognuno ha la, diciamo, alla sua, al suo indirizzo, chi nel settore merceologico, chi nel settore edile, chi nel settore, ognuno ha, e segnalano quali sono gli eventi di questi imprenditori che possono dare lustro alla nostra, diciamo, Calabria. Quindi da lì si creano, come si chiamano, si creano le prime notizie, le prime informazioni, e poi si dà la candidatura al premiato, e si viene appunto data questa candidatura, che viene candidato come eccellenza calabrese. Questo ti è il segreto. Molto carico, Franco. Emozionato, sì, grazie. Poi detto da una grande donna cronista, che ormai sono anni che anche tu sei, che varchi ogni confine tra quelle che sono le nostre apparizioni sanremese, non solo, tante sono le iniziative che voi portate con l'informazione, con Calabria Reportage. Di questo vi ringrazio per la vostra grande disponibilità che dimostrate sempre, perché grazie anche a voi che noi riusciamo ad esportare le notizie e visibilità. Quindi carico, sì, carico, perché sai, quando arriva il momento del matrimonio sembra che sposi ogni anno la tua nuova sposa, e quindi grazie. A proposito di sposa, ma dov'è Anna? Anna, che è un pilastro portante di questa, di questo evento. Anna, credimi, tutto tranne che le interviste, perché lei non è per il microfono facile, anzi a me ogni tanto mi dovete tirare la spina, se no io parlerei ore e ore e ore, perché è sempre piaciuta a noi questa tipologia di vita. Io è da quando ero piccolo, tra radio e poi TV, e tra apparizioni, tra radio, trasmissioni televisive. È una persona vulcanica, lo sappiamo. Brava, brava. Vabbè, vediamo se poi invece qualche battuta la riusciamo a fare. Grazie, con Anna, certo. Buon lavoro, grazie, e buon inizio. Grazie.